Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio di Super Mario 3D World. Allora, ultima volta ci eravamo lasciati con il boss sconfitto qui, la stellina, e l'apertura di questi nuovi due livelli. Allora, direi di salire il primo. Salire proprio perché vedo che è un monte, una roccaforte dei pallottoli Bill. Ok, allora, qua che cosa abbiamo? Qualcosa c'è? Cosa c'è? Non c'è invece nulla. Quindi facciamo così. E bam. Però, ma vedo già qui che c'è qualcosa. C'è qualcosa qui. Cioè, tutto sto casino per sta monetina. Non ci posso credere, vabbè. Andiamo di qua. Calciamo questo e ci becchiamo subito il gatto che abbiamo rischiato di perdere istantaneamente. Ah, c'è qualcos'altro qui. Oh, ci mettiamo da parte una campanellina veramente good. E di qua invece ci arrampichiamo. Però qua ce n'è di roba, ce n'è di roba. Ok, vediamo un po' di salire per di qua. Che succede? Che ci sta? È un livello molto, molto, molto aggressivo. Perché ci sono parecchie strade. No, e io sono entrato invece dentro a questo cubo così a caso, senza beccare neanche una stellina. Mettiamo da parte questo. Cioè, neanche una stellina è critico, eh. Neanche una stellina è critico. Scendiamo qui. Ah, un power up. Andiamo di qua. Ok. Praticamente nulla, possiamo dirlo così, per farla breve. Sarà qui la stellina? Non lo so, possiamo provare a vedere. Ma non c'è un bene amato nulla. Oh 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 oh. Mega bombolone lì da quella parte. Il timer, qualcosa sulla pianta? Niente. Dai, non ci posso credere che non becco nemmeno una stellina, cioè. Dai, eccola lì, una proprio per la gloria, la devo prendere. Allora, di qua. Ok. Presa. Allora seguiamo qui la via, ci siamo arrivati. Ho beccato l'ultima stellina e basta. Che tristezza. Qua che ci sta? Ah, il timbrino è... Non ci posso credere. Non ci posso credere. No, 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 non ci voglio credere proprio. Prendiamo il turbo mega jump, ok. Perfetto. Beh, non è che sia andata proprio benissimo con una sola stellina presa, però non siamo praticamente morti mai, quindi abbiamo accumulato vite. Abbiamo vite, mi pare, a go-go in questa serie. Si accumulano come se non ci fosse un domani. Andiamo a 105 stelline e l'altro livello sulle nuvole da fare prima di arrivare al castello. Vai. Poi lì c'è pure un bonus, mi pare, dopo raffiche malefiche. Vai. Let's go. Che succede? Ah, quell'affare che fa ci butta giù. Probabilmente ci butta giù. Ci dice che sparare conviene, ma noi spariamo. Oh oh oh,
Anche se secondo me il gatto, il gatto è buono in ogni circostanza. Ci siamo. Ah, perfetto. Quindi con il pattino possiamo... Ah, mi sono schiantato e l'ho perso. Bellissimo. Veramente bellissimo. No, 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 no. Vabbè, dai, non ci sto a credere. Fermi tutti. Là c'è il timbrino. Ma... What? E come lo prendo? Come lo prendo? No, 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 no. No, 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 no. Ok, ci spinge. Prendiamo questo. Andiamo di qua. Poi ci prendiamo. Prendiamo il piedone qui. Cioè si perde proprio con un non nulla. Appena sbatti è andato. Qui il timbrino come lo prendiamo? Col pattino? Non lo so, visto che si perde con così tanta facilità, dubito fortemente che si possa, ci si possa camminare sulle punte. Ottimo, ottimo, ottimo. Veramente bellissimo questo, questo cadutone. Andiamo di qua. Riprendiamo sempre questo. Stiamo incartandolo un poco in questo livello, devo dire. L'unica cosa che si può provare è prenderlo con il pattino e tentare non nuoce a questo punto. Sì, ma basta. Ok. E invece si fa proprio così. Ti pareva. Aspettiamo che finisce sto nuvolaccia qua. Ok. Ah, qua sopra c'è una stellina. No, 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 no. Devo dire che è abbastanza insidiosa questa cosa. Devo beccare lì sopra. Vediamo un attimo se il turbine non mi prende sopra i cubi. E invece sì, mi prende. No, vabbè, dai. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Andiamo di qua. Ormai a memoria. Allora, qui facciamo così. No. Ok, ora aspetto con calma il momento buono. E anche qui. Appena finiscono, andiamo giù. Perfetto, a ciof nel tubo. Spero nella bandierina, ragazzi, ci spero tantissimo, eccola. Meno male. Poi contro il nemico ho la priorità. Mi travolgo. Sono più potente. Ci prendiamo tutte queste belle monetine qui. Oh, oh, oh. Qui. Qui. Allora.
No, no, no. Però, presa la monetina e di là c'è il un cubo. E questo, oddio, me l'aiuto quando perdi un milione di volte. Ce lo prendiamo. Ah, c'è il punto d'avvistamento e ci dice che lì sopra c'è la bandierina. Quindi. Quindi entriamo qua, dovrebbe essere un bonus, ecco appunto. 6, 5, 2, 1, presa. Ok, unplane. Però almeno dai, tutte le stelline le abbiamo prese. Mamma mia, che cattiveria. Che cattiveria, ragazzi. Andiamo di qua col one up, lì l'abbiamo già presa. Possiamo andare di qua. Qua proprio insidioso, ci vuole buttare giù sul finale. Invece sfondiamo e a posto. Va bene, vai. Qua non possiamo neanche essere buttati di sotto da qui. A posto. Devo dire, questo livello ci ho dato a cadute. Vabbè. È per questo che ci mettiamo da parte un sacco di vite, proprio per ovviare a questi momenti tristi dove non brilliamo a precisione. Allora, vediamo un po'. Me lo dice quante vite ho? Intanto abbiamo il bonus lì. Boh, che ne so. Andiamo di qua. Dai, quello grande. Oh, meno male. Prendo questo proprio tranquillamente. Da parte ci abbiamo quello che vola. Direi che va bene così. Direi che va bene così. Allora, abbiamo qui un'altra scalatina. Ci vuole. Prima del castle. Allora, andiamo qui. Ah, attenzione, è un livello insidioso perché vanno avanti cose, quindi non è di qua, è di qua. Ok, mi sto perdendo. Dai. Facciamo così. No, è lì. Me la sono persa. Ok, vabbè, ci dice di andare di qua, non mi oppongo. Non mi oppongo. No. Ho perso la mia fighissima trasformazione. Devo andare di qua, quindi. Di qua. La stellina la voglio. Tu. Adesso. Qui un'altra stellina. Facciamo così. Ah. Dai, apriti. Ok. No. C'è troppo tempo. Ok, perfetto. E di là? Vabbè. Mi sono spostato e è entrato da solo nella porta, quindi dovrebbe ben poco. Facciamolo appendere e corriamo, ma non arriviamo al 10K. Purtroppo, forse devo scendere, continuare a correre e andarci più veloce per arrivare al 10K. Il 10K che scappa. Tanto nuovo sticker sulla nostra parete degli sticker e bonus.
bonus, quando ci sono questi piccoli ciechi lo sappiamo che è il bonus. Andiamo prima del castello. Let's go. E questo cos'è? Una specie di corsa. Ah, esatto, corsa a livelli. Cos'è il mistero? Questione di precisione. Ecco, il nostro punto forte, la precisione a questo gioco, devo dire. È il nostro punto forte. Oh, però l'ho preso alla fine. Non so come, ma l'ho preso. Ma what? Che cosa è successo? Lo dovevo fare prima. Ok. Allora. Vai. Devo comunque ribeccarlo. Ah, quindi? Brividi. Brividi. No, 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 no. Per un pelo, ragazzi, proprio brividi questo. No, 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 no. No, 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 no. Ci stavo pure riuscendo. Stavo pure riuscendo. 3 ne abbiamo prese. Ma dai. Dai, 1. Che cosa ho fatto lì? Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Ormai un maestro del lancio. No, ma dai. No. Dai, cioè, non è difficile, maledizione. Uno. Ah, praticamente se salto si gira, ok. No. Ok, proprio un pelo. Con calma praticamente. E qui la stella. Importante la calma. Uno, due, tre. Ok. Per un secondo. Almeno ci siamo beccati 5 stellette. Che male non fanno. Ok, torniamo per fortuna indietro. Con 115 stelline mettiamo la nostra bandierina e si va. Let's go. Si va al castello. The castle. The castle. Aiuto, ci dice la principatina. Carri bombardieri di Bowser, ragazzi. Cioè una roba proprio potente. Potente. Ok. Allora, i carri bombardieri. Vediamo un po'. Che cosa ci aspetta? Oh, oh. Attenzione, subito insidia. Subito insidia. E qui una bomba. La prendiamo e che ci facciamo? Forse la dovevo tirare su quel cubo? Forse ci dovevo beccare questo cubo luminescente qui. Andiamo lì.
un coppino. Ma che mi esplode. Ok. Anche qui dovevo tipo correre a tutta. Facciamolo qua. Ma manco per idea. Mi sono perso. Me ne sono caduto di sotto. Ok. Quante se gli prende il panico a questi se poco poco scalfisci il loro schieramento praticamente. Allora, andiamo di qua. Non l'ho beccato, manco per sogno. Andiamo così. Così si riempie direttamente. Perfetto. Bomba. La tiro a casaccio lì da quella parte. Schivata. Schivata. Ma un gran casino. Non capisco. Questi cosi veramente sfornano. Non ho preso il cerchio. Sfornano le bombe. Probabilmente, no? Sì. Non è niente da... da colpire. Ah, oh. Proprio distinto. Colpo di coda. Di qua. Un inutile collegamento. Andiamo fino a qui. Oh, oh. Oh, oh. Mi sono fatto beccare. Un'altra volta, andatevene. Palle di fuoco. Attenzione, aiuto, aiuto. Andiamo di qua, stellina. Almeno quella. Arrampichiamoci. Abbiamo la trasformazione. Abbiamo la trasformazione. Ovviamente devo arrivare qua con una bomba e far esplodere questo muro. E chi lo sapeva. Però due stelle ce le siamo presi. Ok. Abbiamo questo. Perfetto. Però ci ha beccato. Tolta trasformazione. Da quello che volevamo. Se no era troppo facile. Fatto apposta l'ho fatto. Secondo colpo. Se puoi volare. Cioè voglio dire è semplice. No, 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 perché non lo prende? Perché non lo prende? Easy. Cioè, ma stiamo a parlare seriamente? E devo rifarlo da capo? Scherziamo. Scherziamo. Oh, papparapappa. Aspettiamo. Ok. Svolazziamo di qua. Facciamo tipo così. Prendiamo questo. Ok. Andiamo di qua allora. Anzi andiamo di qua. Oh, stavo di nuovo per cadere. Non ci posso credere. Questo che mi salta addosso su sta cosa col burrone a fianco. Ok, lì abbiamo già visto che non c'è nulla, quindi aspettiamo. Qua tipo speedrun. Ecco, ci ha beccato.
qua. Abbiamo visto che non c'è un bel nulla. Qui la bomba sta per esplodere. Forse era proprio la bomba che dovevamo prendere. Proviamo. No. Vabbè. È andata. È andata. Ok. Allora, trasformiamoci. Subito. Uno. Massima concentrazione perché non vorrei perdere a questo punto la trasformazione. Colpo 2. Colpo 2 e andiamo per il terzo. Ok. Perfect. Let's go. Let's go. Andiamo per di qua. Principato da salvare. E si va. Tutte le monetine, il 1-up e 10k. Salvataggio della principata. E fine del mondo delle nuvole. Che un po' non vedevamo l'ora, ragazzi. Un po' non vedevamo l'ora. Perfetto. 57.650 points per noi. La liberazione. Ci prendiamo anche due stelline. Andiamo a 117. E we con la chiave ci va ad aprire il passaggio per il nuovo mondo. Nuovo mondo. Eccolo qua. Almeno credo. Almeno credo. Si riprende il suo castello e andiamo. Let's go. Let's go, andiamolo a vedere. Infatti non è il nuovo mondo, è un circo di Bowser. Ok. Solito bossettino, ce lo facciamo, una stella. Scontro con il boss giù la bolla. Ok. Cosa abbiamo? C'è qualcosa sicuro? Ma quando mai? C'è qualcosa qui? Oh, attenzione, it's me. It's me. Siamo in due, siamo. Siamo in due, vediamo. Solitamente questi boss sono abbastanza insidiosi. Ok, si esce fuori. Allora, dobbiamo andare al centro. Vediamo un po' cosa combina questo. Si ammassa di bolle e diventa una specie di pagliaccio gigante, un clown gigante di ferro. Ok. Ah, bisogna saltargli in testa nonostante gli ostacoli. Ok, prendo un altro, 3 Mario. Della serie non sai quale guardare. Via, via. Ok. Perfetto, tutto qua. Tutto qua, sono pure X3. Questo pacchetto di uno è entrato di monete e si va. Si va tutti e tre allegramente. Comprimiamo in uno. Ok. 10.000. Ce l'abbiamo fatta, easy, devo dire questo easy. Avendo anche più copie di Mario, non è stato difficile saltargli sulla capoccia.
quindi il circo è andato, ci prendiamo la stellina meritata, distrutto, e let's go, andiamo a vedere dove si va. Oh, attenzione, attenzione ragazzi, attenzione. Qui Principato di Fuoco è un mondo veramente aggressivo, aggressivo, e quindi ragazzi direi che per questo video è tutto. Lasciate un bel mi piace, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché nel prossimo video ci becchiamo questo mondo Castello di Fuoco allucinante. Quindi io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.